Daniel, il 21enne rumeno indagato per lo stupro e la morte della sua piccola connazionale, Maria, di 10 anni, dice di aver paura. Nello studio del suo legale, l'avvocato Giuseppe Maturo confessa di temere di essere arrestato da innocente. Eh sì, ma accusano di tutte queste cose, però alla fine io sono innocente, non ci ho fatto niente a questa bambina, non l'ho toccata nemmeno con il dito dentro tutto il tempo che c'è stata dentro la macchina con me, non ci ho fatto proprio nulla, di nulla, di nulla, non ci ho fatto a questa ragazza. Questa cosa non lo so, non so dire e spiegare chi potrebbe essere. È un brutto effetto perché non c'è tra di noi, mi dispiace, no? Quello che è successo. Nemmeno non lo sapevo pure io fino a quando non me l'hanno detto i carabinieri, pure a me. Perché io sono venuto a sapere il giorno dopo delle cose che è successo. Era un'amica della famiglia degli amici miei. E io ci andavo più a trovare il padre, perché tenevo più amicizia con il padre, quindi c'era la moglie e la figlia a casa. Daniel è tra le persone che per ultime hanno visto la piccola Maria e con lei è stato in auto nel tardo pomeriggio di domenica per andare da San Salvatore Telesino alla vicina Telese, dove però, secondo il racconto dello stesso giovane, non sarebbero mai arrivati perché le strade erano chiuse al traffico a causa dello svolgimento di una gara podistica. Sì, la bambina è venuta da me circa 7 qualche cosa. Più o meno 7 non quasi, 7 e mezzo, non preciso, non lo so che ore. Siamo andati a prendere la macchina e poi siamo scesi a Telese per andare a prendere la mia sorella dal lavoro. Da Telese non erano tutte le strade chiuse perché c'era una manifestazione della corsa a piedi, quindi non ho mai potuto arrivare a Telese. Siamo ritornati a San Salvatore, datesi che sei fatto tardi, l'ho lasciato davanti alla chiesa a San Salvatore alle 8. Verso le 8 là. Danni le accompagniamo davanti alla chiesa e mi lasci là. E infatti là ci servono pure le amiche sue di Maria e l'ho lasciato. Sì, cioè, a parte le amiche di Maria ci hanno visto, ci sono anche le persone ci sono che mi hanno visto. Mentre scendeva la bambina dentro la macchina, è andata verso le amiche sue e io poi dopo mi sono andato. No, non l'avevo più visto. Io poi dopo mi sono andato a prendere la mia sorella. Infatti non sono andato più per Telese, ho cambiato la strada, sono andato per Castelvenere, ho passato, sono sceso a Telese io e poi una volta ho preso mia sorella, sono ritornato un'altra volta insieme con mia sorella a San Salvatore, sono ritornato e sono andato dal vicino di casa mentre stavo venendo per la strada, ci ha chiamato, un raga volete venire, c'era una cosa per voi. Sì, perché no? E là infatti ci ha offerto un pezzo di dolce. Vicino di casa ci ha chiamato perché voleva farci assaggiare un pezzo di dolce. Quando? Verso le 9, che cosa? E tu sei andato da solo lì? No, siamo andati insieme a mia sorella. Perché io sono andato a prendere a mia sorella. Mentre io sono ritornato, il vicino di casa mi ha chiamato. E non lo so perché non ho più visto Maria poi. Non ho più visto Maria e dopo una volta finito il dolce sono passato a casa e mi sono andato a casa di mio fratello a Castelvenere, sono fatto una doccia e sono uscito con gli amici verso le 10 qualcosa. Daniel indica luoghi, orari e persone che proverebbero la sua completa estraneità alla vicenda che ha portato il suo nome ad essere iscritto nel registro degli indagati. Un atto dovuto prima dell'autopsia dalla quale sono emerse realtà agghiaccianti. La piccola ha subito violenza sessuale ed è morta per soffocamento. Ma quando risale la violenza? A poco prima della morte o potrebbe essersi trattato di episodi ripetuti nel tempo? Io praticamente quel ristorante là, lo conosco solo di vista, ci ho passato davanti e là, solo quello là. Poi io non sapevo niente che ci stava all'interno di questo locale. Quando stava dentro la macchina con me, sì, io ci ho pensato di avvertirlo. Non l'ho fatto, la cosa che mi dispiace di più.
I RIS dei carabinieri hanno lavorato per ore nel resort alla ricerca di tracce e per ora sono stati ascoltati in caserma i genitori di Maria alla ricerca dei dettagli, anche minimi, su come la bimba abbia trascorso le ultime ore di vita, ma anche sulle ultime sue frequentazioni, le sue amicizie, su eventuali persone che l'avessero infastidita. No, eravamo amichevoli, eravamo con la bambina, ci prestavo il telefono, giocavo sul telefono, nient'altro. No, non tengo il sospetto di nessuno. No, perché non lo so chi potrebbe essere, chi e come, non lo so niente. No. L'unica cosa lo so che sono innocente, che la bambina l'ho lasciata sana e salva quando ci siete in gran macchina. Su questo sono sicuro, 100%, che la ragazza era viva. Intanto, per non dimenticare la tragedia della piccola Maria violentata e morta annegata nella piscina del casale, la comunità di San Salvatore Telesino, con a capo il sindaco Fabio Romano e il parroco Don Franco Pegione, hanno organizzato per venerdì sera alle 20:30 una veglia di preghiera ed una fiaccolata. L'appuntamento è in Piazza Nazionale a San Salvatore. Il corteo della fiaccolata si snoderà per le stradine del centro del paese per poi raggiungere il resort dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della piccola. Andrea, mi dispiace per quello che è successo, io sono innocente perché non ci ho fatto niente a tua figlia, mi dispiace per quello che è successo, mi dispiace tantissimo.